sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. E voi mi avevate chiesto ieri che venivamo qua, anche loro 5-6 assenze, loro non avevano nessuna assenza, quindi vedi che tutte le voci poi lasciano il tempo che trovano, quindi avevamo fatto una grande partita perché comunque nonostante le assenze avevamo retto bene il confronto, hanno avuto un paio di situazioni nel primo tempo dove comunque le abbiamo gestite bene, hanno perso il controllo all'ultimo, come le abbiamo avute noi nel secondo tempo con Simone e con Petrovic che ha tirato fuori, però era una partita che si stava incanalando nel pareggio e poi c'è stata questa decisione che ho rivisto e quindi... Rivisto, sì, si sono messi le mani addosso tutti e due, prima l'attaccante e poi Ivan, e sono caduti per terra tutti e due a rigore. Quindi non si capisce, addirittura poi è rimasto sotto Ivan. E quindi non riesco a capire. Un regalo? Beh, insomma, hanno fatto fallo tutti e due. Quindi era attaccato Bonino prima e poi probabilmente ha girato la testa nel momento in cui ha visto Ivan. Però nel momento in cui sei sicuro al 100% lo guardi dall'inizio alla fine. Va bene, l'importante è niente, girano le scatole perché perdere una partita del genere, girano le scatole, avendo rischiato niente qua a Vercelli. Dopo non siamo stati brillantissimi, però non penso che ci siano delle squadre brillanti in questo momento, compreso il Vercelli. Di conseguenza abbiamo cercato di tenere botta e di fare il possibile, ripeto, con pronti via 5 giovani. E poi piano piano ho fatto dei cambi dove si sono dimostrati comunque che non abbiamo perso niente, anzi abbiamo messo un po' di forza e anzi avevamo fatto 4 corner di fila quando è entrato Morosini qua. Nel momento, diciamo, di pressione nostra abbiamo preso il gol. Mancavano, 3 minuti. Dispiace questo perché aveva appena avuto l'occasione di Ricci sul calcio d'angolo dove era entrato di tacco di sinistro, quindi peccato perché stiamo facendo un grande lavoro e raccogliamo niente per il momento. Non abbiamo raccolto niente e si vede che dobbiamo fare di più. È inutile star lì a piangere sul latte macchiato, come dice un mio amico. Però girano le scatole perché se mi fanno una bella azione e subisci e perdi 1-0, ci può stare, ma così veramente brucia. Però dobbiamo reagire, siamo all'inizio. È un peccato partire in questa maniera. Matteo, Francina. Mister, direi che c'è un po' una costante in questi tre primi in categoria, prendo ovviamente non paragonarli dal punto di vista dell'importanza. Sia con la Reggiana che con la Gialla che oggi mi viene la ripresa nel primo tempo, almeno a mio parere. Quindi è una questione fisica o una questione che... Comunque, chiaro, ci sono sempre avversari che magari comunque tendono a tenere molto la palla. Nel primo tempo parli... Meglio nella ripresa che nel secondo tempo. Meglio nel secondo tempo. Sì, no, abbiamo faticato i primi 25 minuti, diciamo. Poi siamo tornati con i due mediani e abbiamo fatto un po' meglio come gestione. Nel secondo tempo, sì, addirittura appunto verso il 35esimo... Al 42esimo abbiamo messo pressione, siamo venuti fuori con delle giocate, però non abbiamo portato a casa niente, peccato. Resta il fatto sì che finisci la partita in crescita, questa è una bella cosa. Avevamo veramente i giocatori, ci sono stati dei giocatori che hanno giocato con delle punture antinfiammatorie, eccetera, perché
eravamo in difficoltà. Non posso dire niente perché hanno dato l'anima, e, anzi, hanno dato anche di più, tutti quelli che sono, quelli che hanno giocato, quelli che sono entrati e tutta la rosa. Sono contentissimo perché stanno dando il massimo e deve girare perché la dobbiamo far girare noi. Prima ho detto il termine frenesia, e qui ho colto un po' la differenza al di là della posizione di Kraja. Nel primo tempo avete giocato tante volte da Ricci verso il corale, saltando sia Kraja che Lora, poi Lahti sappiamo che magari in conduiti di rottura. Nella ripresa sia Lora che Kraja forse avete comunque cercato in più, sì, solo l'aver messo Kraja... Sì, abbassando Lahti a mediano invece di mezzala siamo andati meglio. Abbiamo tenuto il pallino dal quarto d'ora dalla fine del primo tempo a tutto il secondo tempo, non abbiamo subito praticamente niente, hanno fatto il gol su fuorigioco netto, quindi abbiamo veramente gestito tutto bene, non ha mai parato il nostro portiere e quindi hanno fatto bene. Peccato che, ti ripeto, sia finita in questa maniera perché stavamo lì, a tre minuti dalla fine eravamo qua che attaccavamo e veramente mi dispiace per i ragazzi perché meritano qualche gol in più che comunque sotto quell'aspetto lì dobbiamo migliorare perché dobbiamo andare di più al tiro e dobbiamo riempire più l'area nel momento in cui spostiamo e mettiamo e andiamo al cross, quindi sono tutte cose da rivedere. Fiorenzo, la donna. Buonasera mister. Fiorenzo, buonasera. Io ho visto decisamente buon elenco per la partita, insomma, mi sono piaciuto molto Massimo Kraja. Volevo però sapere da lei come giudica il comportamento del rendimento del reparto offensivo. Quindi io con l'arma con le luci. No, stiamo cercando delle soluzioni per essere più incisivi, per riempire più l'area nel momento in cui facciamo dei cross, dobbiamo andare più al tiro, liberare dei giocatori, e ci stiamo provando e non è semplice perché avete visto che comunque anche loro in quasi formazione tipo, a parte Comi, non hanno mai tirato in porta, quindi era una partita molto tattica, molto combattuta, maschia, ci sono stati dei falli abbastanza pesanti, uno plateale a Kraja in fondo, quindi però diciamo che erano su toni abbastanza alti ma comunque educati, però alla fine, ti ripeto, dobbiamo fare di più, questo sono d'accordo, dobbiamo fare di più anche se il momento non è facile, la prima partita essere brillanti, però meritavamo sicuramente un qualcosa in più. Ecco, visto che abbiamo provato a vincere in finale, abbiamo visto Recco che stava chiudendo davanti. Beh, mettendo Mastroianni e Morosini, comunque siamo stati un attimo più alti e ho provato a vincere perché comunque non vedevo problemi dietro e poi è nata sta cosa che se lo rivedete, insomma, però ti ripeto, non voglio alla prima giornata trovare scuse o alibi, però mi dà fastidio. Sicuramente, grazie. Grazie a te. Federico, Borsoni. Sì, molto velocemente, buonasera mister, semplicemente volevo ripartire dopo questa sconfitta, quando comunque pensavate di portare a casa il pareggio, ormai era quasi fatta. Si riparte più forte di prima, non ti sta lì a piangerci addosso, dobbiamo reagire subito e abbiamo provato anche negli ultimi tre minuti però bisogna ripartire, ti ripeto, migliorando delle cose che sicuramente possiamo migliorare perché siamo veramente, abbiamo un grande margine di miglioramento perché possiamo fare molto di più. Dobbiamo rivedere queste cose qua sul fatto di essere più incisivi in fase offensiva. Non è un discorso di attaccanti, è un discorso di movimenti che dobbiamo migliorare. Siamo comunque di fronte a una rosa che è stata mantenuta 8 elementi su 25 e di conseguenza
Abbiamo un'ossatura, però dobbiamo lavorare su tutto il resto. Bene. Grazie. Roberto, Frigerio. Aspetta, attiva. Non si sente, sentiamo. Roberto. Non ti sentiamo. Ok. Grazie a te, Roberto. Complimenti. Grazie. Dicevo, Ivan, diciamo, uno di quei classici falli di tutti e due, che in questo caso ha punito il difensore, che tra l'altro in quelle situazioni capiterà circa una volta su 10. Penso che per tutta partita sostanzialmente vi siete comportati così reciprocamente, senza proteste. Poi in quel caso sei stato penalizzato. Sì, no, sono deluso e arrabbiato perché mancavano 2 minuti e l'abbiamo già rivisto il rigore assegnato e sembra quasi più lui, che sia lui ad atterrare me. E dispiace perché dal primo minuto il direttore di gara inveniva sul voler dare questo rigore, alla fine, due minuti dalla fine, c'è stato questo rigore qua. Per me più che dubbi, ovviamente, però niente, siamo arrabbiati. Io per primo sono arrabbiato, ma c'è da pensare subito a sabato e niente. Rimane che secondo me il direttore in quella circostanza ha sbagliato, la palla ci supera tutti e due, viene colpita addirittura da un altro giocatore della Pro Vercelli che può fare gol, e lui su mezza trattenuta mia e dell'attaccante ci dà rigore contro. Mi sembra eccessivo. Per il resto, partita in cui parlavo anche con mister, forse c'è stata un po' di frenesia nei primi 25 minuti, tante palle che soprattutto dalla parte di Ricci sono state giocate lunghe verso Iocolalo, che insomma chiaramente era ben marcato, insomma, era il vostro pericolo pubblico numero uno. Meglio poi con l'andare della partita, è un po' la vostra costante, direi, in questa fase iniziale della stagione, quella del crescere, trovare le distanze in questo opera. Sì, no, al primo tempo siamo partiti un po' contratti, infatti abbiamo rischiato in un paio di occasioni che siamo riusciti a infilarci, e nella ripresa qualcosa siamo riusciti a fare, potevamo farlo meglio, ma il rammarico grosso è perché nel secondo tempo siamo cresciuti e la Pro Vercelli è calata. Praticamente Marco, non mi ricordo, abbia fatto nessun intervento, e la rabbiatura di non portare punti a casa è questa, una partita sporca, difficile, su un campo difficile. Volevamo a tutti i costi il punto per come si era messa, e invece torniamo a mani vuote, e adesso da domani bisogna lavorare ancora più forte, perché sì, è stata una partita brutta, però dobbiamo creare qualcosa di più ed essere più incisivi. Marcello, ho visto una partita gagliarda, che con tanti giovani non è scontato vedere, questo è un buon segno. No, i segni sono positivi. È chiaro che io sono qua da tanto e vedo che c'è un adattamento, siamo tanti nuovi, e infatti la mia paura era questa, che da oggi bisogna cominciare a conoscersi sempre meglio, e mettere a disposizione della squadra le proprie qualità. Andiamo a sprazzi, però ci vuole anche un minimo di tempo, ma oggi secondo me è stata una prova, come hai detto te, gagliarda. Adesso arriva subito l'occasione sabato per farsi trovare pronti, prepararla bene, giochiamo in casa, non dobbiamo fallire.